Siamo già negli spogliatoi, questo è l'arbitro, il signor Pellegrino di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo lo conosceremo meglio, che sta andando ad espletare le ultime formalità prima di cominciare questo match con Ottavio Ruggi, il nostro regista. Oggi siamo già anche sulla tribuna dei sostenitori rossoneri. Vi ripeto, il Milan viene dalla vittoria con Perugia qui a San Siro e quella di Bologna della scorsa domenica, vuole assolutamente la terza vittoria consecutiva, non accade dall'anno dello scudetto che il Milan vinca 3 partite consecutive. Qui siamo in casa della Salernitana, formazione ospite, visita di Pellegrino anche per la squadra di Delio Rossi che ha battuto proprio la Roma la scorsa domenica per 2-1 e viene anche dal pareggio ottenuto in casa sempre contro il Piacenza. Quindi sono due formazioni sicuramente in un buon momento di forma, due formazioni abituate a giocare in un certo modo, un modo che presuppone comunque spettacolo, e allora vedremo oggi che cosa accadrà. Andiamo a scoprire innanzitutto le formazioni delle squadre, cominciando dalla Salernitana che, attenzione amici di Salerno, ha recuperato proprio nei minuti che precedevano questo nostro collegamento il portiere titolare Balli, quindi Balli sarà tra i pali, poi Bolic, Fresi, Fusco, Del Grosso, Rossi, Breda, Bernardini, Tosto, Di Vaio, Giampaolo. È stato indeciso fino all'ultimo il portiere se essere della partita o meno, peraltro in anteprima ancora noi abbiamo segnalato Ivan tra i pali, poi all'ultimo momento invece Balli viene mandato in campo da Delio Rossi. Buone notizie quindi per la formazione salernitana e per i suoi tifosi, naturalmente quelli che ci ascoltano da Salerno che salutiamo, così come tutti i tifosi del Milan che ci ascoltano grazie a Più Calcio. Andiamo adesso in casa proprio rossonera, inquadratura per Adriano Galliani in tribuna, andiamo in casa rossonera per andare a vedere la formazione di Zaccheroni, anche qui ci sono delle novità. Abbiati tra i pali, quindi Sala, Costa, Curta, Maldini in difesa, Guli, Boban, Ambrosini, Zighe, Morfeo, Bierhoff, Weah, la formazione titolare, non c'è Leonardo, colpito ancora una volta da influenza nella notte, al suo posto Morfeo, Boban confermato a centrocampo, si era parlato di Ngotti, invece il croato è al suo posto, non c'è Ambrosini squalificato. Queste le formazioni, andiamo a vedere anche i giocatori a disposizione dei due tecnici, cominciando dal Milan, Frezzolini, Ayala, Ngotti, Ba, Donadoni, Giunti e Ganz per Zaccheroni, per Delio Rossi, Ivan, Monaco, Ametrano, Vannucchi, Kolusek, Belmonte e Di Michele. L'arbitro è Pellegrino, andremo a conoscerlo più tardi naturalmente al momento dell'ingresso in campo delle squadre. Le due formazioni si sono incontrate dal 29 a oggi tra campionati e Coppa Italia 3 volte, quindi questa è la quarta volta, il Milan ha vinto 2 volte, una volta ha vinto la Salernitana. All'andata fu 2-1 per la formazione di Zaccheroni, segnarono Bierhoff e Leonardo a corciole distanze Breda a poco dal termine, una vittoria del Milan maturata negli ultimi minuti, una vittoria che ha ancora lasciato molto amaro in bocca proprio in casa dei tifosi della Salernitana, dello stesso Delio Rossi, come ha avuto modo di dire lo stesso allenatore prima della partita. L'ultima vittoria della Salernitana, che poi è l'unica, come vi ho detto prima, risale, pensate un po', al campionato 47-48, finì 4-3 per la Salernitana. E per la cronaca mi piace anche ricordare i marcatori, furono Merlin, Sifredi, Buzzegoli, Carapellese, Sant'Agostino, una torrete di Bonomi e poi ancora Carapellese per il Milan. Sembrava molto bello ricordare questo precedente, la vittoria della Salernitana, che risale ormai a 50 anni fa, pensate un po'. Adesso la Salernitana è di nuovo nell'Olimpo del calcio con le formazioni che ancora non sono entrate, non hanno fatto il loro ingresso in campo. Ecco uno scorcio della tribuna centrale con sullo sfondo i tifosi della Salernitana, la curva della Salernitana, il consueto spicchio riservato ai tifosi ospiti. Salernitana che in classifica ha 16 punti e penultima assieme a Vicenza e Sampdoria, sopravanza l'Empoli di due lunghezze, Empoli ultimo con 14 punti, il Milan di punti ne ha 33, terzo in classifica, pari punti con il Parma, 2 punti dietro la Lazio, 5 punti dietro la Fiorentina e avanza, sopravanza l'Inter di 3 lunghezze, la formazione di Lucescu a quota 30 in classifica. Un ottimo campionato finora per la formazione di Alberto Zaccheroni, che è reduce peraltro anche dalla bella vittoria maturata gli ultimi minuti di gara in quel di Bologna, con una delle formazioni più in forma del campionato. Quindi Zaccheroni viene da 2 vittorie consecutive, Alberto Zaccheroni, allenatore nato a Meldola in provincia di Forlì. Le squadre ancora non sono entrate in campo, Ottavio Ruggio ci porta ancora in tribuna Adriano Galliani, amministratore delegato del Milan,
che si intrattiene con gli altri ospiti della tribuna. Prima nell'anteprima ne abbiamo visti altri, c'è Flavio Briatore e c'è anche Naomi Campbell, che arriva adesso salutata, naturalmente festante, arriva proprio assieme a Flavio Briatore. Questa è una presenza che sicuramente addolcisce e abbellisce lo stadio di San Siro, quella di Naomi Campbell, qui a vedere il calcio italiano, il campionato di calcio oggi Milan Salernitana. Ed eccoci nell'androne che porta poi nel tunnel e quindi sul terreno di gioco con il giocatore della Salernitana in primo piano, il capitano Breda, con in maglia bianca gli uomini di Delio Rossi pronti a fare il loro ingresso in campo. Vi ho detto della situazione di classifica: Salernitana che domenica è attesa a Salerno a ricevere l'Udinese, mentre il Milan si recherà a Firenze. Ed eccolo qui Balli, in dubbio fino all'ultimo, il portiere titolare del Milan, sarà della partita, come vi dicevo prima, ha provato fino a qualche minuto fa. Delio Rossi si affida quindi al suo portiere titolare, peraltro anche egli uno che ha confermato ancora una volta la buona prolificità dei portieri italiani. Ecco qua anche il Milan che è uscito dallo suo spogliatoio pronto con maglia rossonera, il team di Alberto Zaccheroni a fare il suo ingresso in campo. Ecco Pellegrino, Raiola e Garofalo sono i suoi assistenti. Sono i momenti questi molto belli che noi di Più Calcio vi forniamo ogni domenica. Telecamere arrivano dove nessuno può arrivare. Demetrio Albertini squalificato in tribuna a salutare anche gli ospiti arrivati qui a San Siro. Vi dicevo, sono immagini queste che vediamo adesso che solo noi portiamo nelle vostre case, grazie naturalmente a Più Calcio. Vi ringraziamo naturalmente, ringraziamo tutti quanti voi per essere nostri amici. Saremo con voi anche nelle prossime stagioni con tutte le grandi squadre e anche con i grandi ospiti. A tornare ancora su Naomi Campbell. È la seconda giornata di ritorno in Serie A, stasera si concluderà con Udinese-Bologna, il nostro posticipo dalla Friuli, anche egli naturalmente, anzi anch'esso probabilmente attanagliato dal freddo gelito di questo weekend italiano. Ed ecco le squadre che stanno facendo i loro ingressi in campo e la panoramica dall'alto per lo stadio di San Siro, immagini sui tifosi della Salernitana. Emilio Pellegrino è il direttore di gara, nato a Barcellona, Pozzo di Gotto. Ha diretto in Serie A già 70 partite, 64 in Serie A. Quest'anno ha già diretto il Milan nella trasferta di Piacenza terminata per 1-1. Ha diretto la Salernitana proprio domenica scorsa nella vittoria per 2-1 contro la Roma. Quindi la squadra di Delio Rossi ritrova proprio il direttore di gara che, tra virgolette, naturalmente ha portato fortuna nella vittoria contro la Roma della scorsa domenica. Maldini e Breda per le formalità, le ultime per la scelta del campo del primo possesso. I due portieri, Balli e Abbiati. Sebastiano Rossi fuori ancora per quattro domeniche per squalifica naturalmente. Vedete il sole che attraversa proprio in questo momento la fascia centrale del campo. Ultime formalità, dicevo, per capire se le squadre rimarranno come sono scese in campo per quanto riguarda le metà campo d'attacco e di difesa iniziale per questo match. Sembra di sì, quindi il Milan da sinistra a destra. Pellegrino annota tutto, siamo pronti o quasi per dare il, via al match. Anche lo stadio di San Siro si è abbastanza popolato di telespettatori. Alberto Zaccheroni in primo piano, nato al Meldola nel 1953, ha allenato il Cesenati, il Riccione, il San Lazzaro, il Baracca Lugo, il Venezia, il Bologna, il Cosenza, l'Udinese e quindi il Milan. Quest'anno 131 le sue panchine in Serie A fino a questo momento. L'unica punta della Salernitana oggi sarà Di Vaio, al suo fianco lo vedete Giampaolo e alle sue spalle probabilmente tatticamente lo scopriremo nel corso del match. Pellegrino è pronto, consulta l'orologio, tutto pronto per cominciare la partita di fronte a Zaccheroni. Delio Rossi, riminese di nascita, allenato il Foggia, la Salernitana, il Pescara e poi ancora una volta la Salernitana già allenata nel 93-95. La gara è cominciata. Milan e Salernitana nel primo possesso di palla e per la formazione ospite interviene Costa Curta a spazzare via. Bierhoff mette a terra per Morfeo. Arriva Guli sulla destra, preferisce poggiarsi verso Weah, l'apertura è proprio per Guli, area di rigore, attenzione, palla in mezzo, toccata. Ed è il primo corner del match, parte forte il Milan, inquadratura per Andres Guglielmo Impietro. Primo calcio d'angolo per la formazione rossonera alla sinistra della porta, difesa da Balli dopo 20 secondi di gara. Pronto Morfeo che oggi sostituisce Leonardo alla battuta, parte il cross altissimo verso Zighe, anticipato, esce Balli, riesce a spazzar via ma viene caricato regolarmente da Bierhoff e quindi interviene Pellegrino per il primo calcio di punizione a favore della Salernitana. Primo piano per Oliver Bierhoff, rivediamo il fallo di Bierhoff
immediatamente rilevato dal direttore di gara. Per Bierhoff in questo campionato già 8 reti, recupera il rinvio Morfeo, inseguito da Tosto. Morfeo sul filo dell'out, in scivolata Tosto mette il pallone in faro laterale. Milan decisamente in avanti in questo primo minuto di gara, inquadratura per Vittorio Tosto, faro laterale già battuto, il velo di Bierhoff, non passa il pallone, Albrosini lo spedisce dall'altra parte, lo insegue vanamente Weah, pallone in faro laterale, la rimessa in gioco è per la formazione di Delio Rossi effettuata con Bolic. Il rilancio dalle parti di Di Vaio controllato da Costa Curta, lo ferma Giampaolo, arriva per primo sul pallone, Giampaolo attenzione, punta l'area di rigore, prova in azione personale, Costa Curta in qualche modo riesce a fermare Giampaolo, molto molto attivo domenica scorsa contro la Roma, peraltro anche in gol Giampaolo, numero 32, uno degli ultimi arrivati in casa di Delio Rossi. Rinvio di Costa Curta, tocca Bernardini, poi riesce a spazzare via la difesa della Salernitana. Ancora Di Vaio molto attivo, l'apertura sulla fascia destra dove arriva velocissimo Rossi. Sovrapposizione Bolic, Rossi accentra il gioco ancora verso Bernardini, prova lo scambio con Giampaolo, non è riuscito, Boban conquista il suo primo pallone, si fa vedere ancora Guli. All'indietro verso Sala che con Costa Curta e Maldini forma il trio di difesa del Milan. Morfeo controlla l'apertura ancora verso Guli sulla fascia destra. Il pallone in mezzo per Bierhoff, colpo di testa, rete! 1-0, perfetta la manovra del Milan. 1-0, Bierhoff sblocca il risultato dopo 2 minuti e 30. Il gol del centravanti rossonero è la sua nona segnatura in stagione, ma è stata un'azione magistrale per il Milan con Morfeo che ha aperto verso Guli sulla destra, ottimo il cross di Guglielmin Pietro, staccato perfettamente, rivedete il cross perfetto di Guli, guardate il colpo di testa di Bierhoff, perfetto, Balli non ci arriva, 1-0, risultato che si sblocca dopo 2 minuti e 30 secondi, ancora un replay per il perfetto colpo di testa di Oliver Bierhoff. Ed è 1-0, ma l'azione è stata veramente molto molto bella. E adesso la reazione della Salernitana. Si manovra a metà campo con Bernardini che si accentra. Il lancio è per Rossi, anticipato da Christian Ziege. Maldini parte, ritorna su di lui Di Vaio. Maldini vince il rimpallo, poi si chiude il centrocampo della Salernitana. Ancora Di Vaio, si incrocia Giampaolo. Rossi, prestato da Weah, in ripiegamento. Quindi Bolic, ancora Weah, pallone in faro laterale, applausi del pubblico, il Milan parte alla grande, in piedi già Delio Rossi. Colpita a freddo la Salernitana, sottolineeremo la capacità di reazione della squadra di Rossi, lo dicevo, ancora in piedi, primo piano per Christian Ziege. Partita sbloccata dopo 2 minuti e 30 da Oliver Bierhoff. Azione personale di Rossi, va verso il fondo, riesce a mettere in mezzo, Costa Curta ferma, poi Ziege, quindi Weah. Con Boban, il disimpegno dei due, torna bene Bolic, li ferma Bernardini, si gioca a ritmi altissimi, pallone per Di Vaio, in posizione irregolare l'attaccante della Salernitana. Immediata la segnalazione, in questo caso del signor Raiola, di Torre Annunziata. Fuori gioco Di Vaio, riprenderà col calcio di punizione, primo piano proprio per Marco Di Vaio, classe 76, da lui precedenti con la Lazio. Maldini. Il lancio era per Weah, intercettato, poi Ziege mette a terra Bierhoff. Guettano i tedeschi, Ziege deve recuperare, Boban appoggia ancora verso Ziege, quindi Costa Curta. L'apertura è dalla parte opposta dove avanza Sala. Bierhoff, il tocco per Morfeo, lo scambio con Boban, prova il pallonetto, Boban a sinistro, fermata all'ultimo momento. Svone Boban, applausi anche per lui. Vedete il tocco di Morfeo, anche Morfeo sembra molto ispirato oggi, vedete che supera Fusco con un pallonetto, Boban poi viene fermato al momento del tiro. La sponda per Di Vaio, anticipato da Costa Curta, poi Bernardini, ancora Costa Curta, superato i 5 minuti del primo tempo, Milan in vantaggio, il lancio ancora per Di Vaio, stavolta mi sembrava regolare la posizione però di Di Vaio. Eccolo qua, inquadrato, attaccante romano di nascita, cresciuto anche nelle giovanili della Lazio, come dicevo prima, tutto un campionato primavera, giocava assieme a Nesta e a Iannuzzi, Iannuzzi peraltro adesso la rosa del Milan. Pallone in faro laterale, rimesso in gioco sarà ancora per i rossoneri,
con Paolo Maldini. Sponda di Bierhoff, Maldini mette in mezzo Fresi. Il lancio ancora verso Di Vaio, la sponda precisa per Bernardini. L'apertura sulla fascia sinistra. Ferma del Grosso, poi cede a Tosto, buona azione della Salernitana, palla in mezzo per Di Vaio, colpo di testa, avviati Giampaolo, rete, 1-1, la reazione immediata della Salernitana, arriva il pareggio di Giampaolo dopo 7 minuti e mezzo, anche qui è stata molto bella l'azione della Salernitana, e i presupposti per una partita spettacolare oggi ci sono veramente tutti, 1-1 dopo 6 minuti. Giampaolo replica al gol di Bierhoff, bisogna dire che Abbiati, abbiamo visto prima sconsolato, è stato bravissimo ad opporsi al colpo di testa di Di Vaio, ma Giampaolo ha avuto il pallone tra i piedi, ha mirato all'angolino. 1-1, rivediamo ancora il gol della Salernitana mentre il Milan è già in avanti, dal Grosso in chiusura su Guglielmin Pietro mentre vi sto commentando il replay, eccolo qua, il gol di Giampaolo e la... secondo gol in stagione per lui con la Salernitana, niente male, in rete già domenica con la Roma e adesso anche contro il Milan. Nulla è valso il mezzo miracolo di Abbiati sul primo colpo di testa di Di Vaio e siamo 1-1 dopo 7 minuti. Morfeo mette il pallone a terra, all'indietro per Costa Curta, si è trovata un po' disattenta, si è fatta trovare disattenta la difesa del Milan. Boba, Maldini, ancora Boban, passato proprio dallo stesso Giampaolo. Ambrosini, Weah in posizione centrale, si incrocia Bierhoff, il pallone per lui, il tocco di Bierhoff era verso Morfeo, anticipato, quindi Breda, il lancio immediato per Di Vaio, Costa Curta è attento, recupera il pallone comunque tosto, una reazione buonissima dalla Salernitana. La sponda ancora verso Giampaolo, il tocco tutto di prima verso Tosto, si lancia l'inseguimento del pallone che però esce, peraltro quel lato del campo verso quella bandierina è un po' più gelato rispetto al resto del terreno. In piedi Alberto Zaccheroni, Milan si è fatto raggiungere con una manovra molto molto bella dalla Salernitana, così come bella era stata la manovra del Milan che ha portato il gol di Bierhoff. Del Grosso ancora in anticipo, Ambrosini mette giù, Guli, il lancio argentino di sinistro, raccoglie Fresi sulla linea di metà campo, guardate com'è alta la Salernitana. Il lancio di Fresi ancora per Di Vaio, sprinta su Maldini, arriva per primo, arriva Costa Curta in chiusura, mette dietro Di Vaio, recupera Ambrosini, quindi ancora Guli, Salernitana attivissima, Guli tiene palla, Ambrosini, 8 minuti e 50 secondi 1-1, Bierhoff e Giampaolo gli autori del gol, avanza adesso Maldini, gioco spostato sulla sinistra, l'appoggio per Zighe di prima verso Morfeo, chiuso da Rossi, raccolta ancora da Paolo Maldini, si gioca a ritmi molto alti, avanza Maldini, alza la testa, il lancio verso Morfeo, Del Grosso l'anticipa, pallone che si impenna, Breda lo mette a terra con calma, Bernardini, apertura per Bolic, Giampaolo, duettano i due, anzi è Rossi che vola, attenzione 3 contro 2, il lancio per Di Vaio, lo insegue Sala, area di rigore, Di Vaio porta la palla troppo in avanti, termina sul fondo. Salernitana rapidissima la ripartenza, è stato Rossi che aveva duettato benissimo con Giampaolo. Sala, Boban, ancora Sala, portano il pallone in avanti i difensori rossoneri, lancio per Bierhoff, intercetta Fresi, lancio proprio per Giampaolo, velocissimo in posizione di ala sinistra, al centro c'è Di Vaio, adesso sono però in sovrannumero i difensori rossoneri, sbaglia l'appoggio Giampaolo, il recupero ottimo di Boban. Costa Curta, Ambrosini chiede palla a Weah, Ambrosini non lo serve, poi si appoggia a Zighe, il pubblico rumoreggia, vorrebbe un po' più di velocità probabilmente per la squadra di Zaccheroni. Superato il 10° minuto, 1-1 il risultato. Sala, Ambrosini a spazio, verticalizza per Morfeo, la finta, Bierhoff, la sponda per Boban, aperture su Weah, palla sul destro, prova il passaggio in profondità, esce Balli sui piedi di Bierhoff, controllato peraltro comunque anche da Fresi, primo piano per George Weah, ecco la sua apertura, forse una cosa a metà, forse lo voleva tirare, poi alla fine ha pensato di passare il pallone a Bierhoff,
Balli era comunque in anticipo. Pallone adesso che termina in fallo laterale, rimesso in gioco sarà per la Salernitana, che oltre ad aver reagito molto bene al gol a freddo di Bierhoff, adesso dimostra di poter controllare la pressione rossonera. Gioca in spazi ristretti, lancia ancora per Rossi, esce Abbiati sul numero 25 in maglia bianca. Abbiati peraltro autore di un ottimo intervento in occasione del gol sul colpo di testa di Divaio. Maldini, guardate il pressing della Salernitana. Costa curta, Sala, avanza Sala in profondità, il lancio sbagliato anche perché intercettato da Vittorio Tosto in fallo laterale. Primo piano proprio per il difensore di sinistra. Messo in gioco con le mani il pallone, Bierhoff anticipato dal grosso. Arriva Fresi, rilancio immediato verso Divaio. Ancora una segnalazione di posizione irregolare. Anche qui, non lo so, ho qualche dubbio. Peraltro è esattamente in linea con la postazione da dove vi commento, però... evidente che il signor Raiola è messo ancora meglio di noi, quindi vede la posizione regolare di Divaio. Boban verso Zighe, partita sempre molto viva, ancora Boban, lo pressa Bernardini, l'apertura è per Sala che gode di molto spazio, va a Giampaolo in chiusura, porta avanti il pallone Sala, si avvicina Ambrosini, riceve, prova la sponda con Morfeo, Morfeo si gira bene, palla sul sinistro, il tiro di Morfeo bloccato senza problemi, vedete Morfeo allarga le braccia perché voleva servire Bierhoff, ma la retroguardia della Salernitana aveva messo in fuorigioco immediatamente il tedesco, allora Morfeo ha optato per il tiro che si è spento però tra le braccia di Balli. Rossi, Breda, apertura sulla fascia sinistra, attenzione c'è spazio, dribbling a rientrare, pallone in mezzo per Divaio, Costa Curta va a salvare in calcio d'angolo e si arrabbia Costa Curta. La Salernitana guadagna il primo calcio d'angolo, era stato Tosto a crossare. Dalla bandierina va subito Bernardini alla sinistra di Abbiati. Sono sei giocatori della Salernitana in area. Parte Bernardini, la palla in mezzo, il colpo di testa è stato di Bierhoff. Recupera Rossi, duetta con Bernardini ancora. La testa Rossi, Giampaolo, la sponda, cambia gioco, Del Grosso, prova il sinistro, Del Grosso, rete! E che gol per Del Grosso, 2-1, incredibile, guardate la felicità di Alessandro Del Grosso, sorpreso, Abbiati decisamente, adesso vedremo se ci sono anche responsabilità del portiere rossonero. Del Grosso ha azzeccato un tiro incredibile di sinistro, non so se ha provato proprio la battuta o il cross, guardate Abbiati, mani sui fianchi ed è 2-1 per la Salernitana. Che gol per Del Grosso, il primo gol per Del Grosso in Serie A, davvero un grandissimo gol, la partita è già ripresa, lo rivedremo fra poco a gioco fermo, ma la Salernitana va in vantaggio, siamo già 2-1 e non è ancora il quarto d'ora di gioco. Attenzione, recupera palo Giampaolo, poi la perde Costa Curta in chiusura. Milan stordito da questo gol. Rivediamo, guardate la distanza. Del Grosso carica il sinistro, pallone a scendere, Abbiati si fa sorprendere. Io credo che un po' di responsabilità forse del portiere c'è, perché il pallone non era molto forte, anche se la traiettoria era insidiosissima. Comunque Del Grosso ha avuto il gran merito di sferrare un tiro decisamente difficile da intuire. 2-1 per la Salernitana, quarto d'ora adesso. Guli in profondità per Morfeo, il tacco di Morfeo verso Bierhoff intercettato da Fresi. Che gol, vola Rossi sulla fascia destra, lo chiude Maldini. Rossi sta giocando bene, molto attivo. Zighe, rimpallato il suo cross, recupera quindi Rossi, si ferma sovrannumero della difesa rossonera, Ambrosini commette fallo su Giampaolo. Calcio di punizione per la Salernitana, è andato in vantaggio con Alessandro Del Grosso, il suo primo gol. Rivediamo intanto il fallo di Ambrosini, attenzione al tiro immediato verso Abbiati, comunque era ben piazzato. Il tiro Del Grosso si aggiunge
la schiera dei gol ad oro della Salernitana, ha segnato un po' tutti quest'anno nella Salernitana. Feo lancia immediatamente verso Weah, posizione regolare, stavolta Fresi ci mette una pezza con la punta del piede. Arriva Ambrosini sul pallone. Pallone sul destro, smorzato anche il suo cross da Breda, stavolta va tosto a controllare poi il rinvio della difesa della formazione di Rossi. Insiste però il Milan, ancora Sala, alza la testa, non trova spazio, lì indietro per Costa Curta. Fa buon muro la Salernitana, il Milan non trova spazio, allora avanza Maldini sulla fascia sinistra. Zighe, sovrapposizione proprio di Maldini, si accentra Zighe, avanza verso l'area di rigore, Weah limite. Weah destro a incrociare, il pallone termina sul fondo, c'era comunque anche posizione irregolare di Bierhoff segnalata, la palla comunque uscita. George Weah non ha dato la giusta potenza al pallone. 10 gol l'anno scorso per Weah in 24 gare, quest'anno in gol 4 volte il liberiano. Intanto Balli può andare alla battuta del calcio di punizione dopo il fuorigioco segnalato a Bierhoff. Buli di testa, quindi Breda, piona Ambrosini, poi il rimpallo fa terminare il pallone ancora verso Buli, di prima Morfeo per Bierhoff che allarga per Weah, anticipato da Bolic, ancora Bolic, il suo colpo di testa per Rossi, serie di rimpalli nella metà campo, alla fine palla a terra per Giampaolo che parte, scavalca Ambrosini, Giampaolo punta Costa Curta, l'apertura per Di Vaio, intuisce Zighe, bene stavolta, attenzione perché adesso il centrocampo della Salernitana è in inferiorità numerica, il lancio di Boban però si perde tra le braccia di Balli. Gioca a ritmi molto alti e quindi sono tanti gli errori. 2-1 per la Salernitana. Giampaolo e Del Grosso hanno ribaltato il gol di Bierhoff, arrivato dopo 3 minuti. Zighe in anticipo, quindi Weah. Arriva Rossi in chiusura, fermato Weah da Bolic, quindi riparte Bernardini. Sbaglia il lancio verso Giampaolo, conquista Sala, quindi Costa Curta. Lancio di Costa Curta per Bierhoff, non ci arriva, controlla Del Grosso, autore del gol del 2-1. Fresi. Giampaolo ancora, ottimo palleggio per lui, l'apertura sulla fascia sinistra, poi anticipato Di Vaio da Guglielmo in Pietro due volte, poi anche su Tosto, quindi Maldini, Zighe. Costa Curta. Maldini verso Zighe, si fa vedere il tedesco, si incrocia Weah, alza la testa Zighe, di sinistro in mezzo verso Bierhoff, Fresi scavalcato dal pallone così come lo stesso Bierhoff, poi Bernardini spazza via, Di Vaio mette a terra e parte ancora Giampaolo, stavolta si allunga troppo il pallone, Sala sceglie bene il tempo, indecisione di Guli, poi Sala che si scontra con lo stesso Guli, c'è un po' di confusione adesso nelle file del Milan. Velocissimo Del Grosso, supera la metà campo, poi si ferma, fermato da Ambrosini. Intanto Pellegrino ferma il gioco perché Guli è rimasto dolorante dopo lo scontro con compagno di squadra, comunque Sala, e poi va a terra. Ha fatto bene naturalmente, ecco, rivediamo, guardate, ecco lo scontro e il gomito di Sala sul volto di Guglielmo in Pietro. Molto attenta la nostra regia guidata oggi da Ottavio Ruggio a riproporci l'incidente. Intanto Zaccheroni va a criticizzare Christian Zighe. Andres Guglielmo in Pietro, nato a San Nicolás, periferia di Buenos Aires, è a terra. Guli in gol nelle ultime gare del Milan, e allora Zaccheroni fa scaldare Ibrahim Ba. Guli adagiato in barella, pare molto dolorante. È stato in estate dal Milan per 10 miliardi, Andres Guglielmo in Pietro. Attaccante 24enne, due gol in campionato per lui. È portato fuori in barella, non so se ci sarà immediatamente il cambio, credo di sì perché vedo Umberto Gandini portarsi nei pressi del quarto uomo, probabile quindi che Guli venga fatto uscire. Vedete che era dolorante, speriamo non sia nulla di grave. Qua il quarto uomo che annota, anzi Gandini stesso che annota
la sostituzione, pronto Ibrahim Ba, quindi entrare sul terreno di gioco appena il gioco sarà fermo. Intanto è ripreso con Maldini che avanza e con Guli ancora accasciato in barella. Adesso verrà portato fuori dal campo, credo, proprio ancora in barella. Un colpo alla fronte per Guli. Speriamo solo che non sia nulla di grave. Ambrosini. Boba. Morfeo. Chiuso immediatamente da Del Grosso. Quindi Bernardini. Avanza Bernardini, seguito da Ambrosini. Ba è ancora a bordo campo. Milan in 10 in questa azione. Rossi si ferma. Breda cambia gioco verso Del Grosso. 21 minuti e 30 nel corso del primo tempo. Giampaolo si gira, difficile far filtrare il pallone. Ambrosini di prima verso Bierhoff, quindi Boban, la finta sempre Ba, pronto ad entrare in campo ma il gioco non si ferma. Zighe, tanto Guglielmo in Pietro viene portato fuori in barella. Bierhoff si allarga il gioco verso Weah in posizione della sinistra, si accentra Bierhoff. Weah alza la testa, prova a servire il tedesco. Breda intercetta, spazza via poi Fusco. Di Vaio per primo sul pallone, ma la palla è uscita e adesso allora ci sarà il cambio. Primo piano per Di Vaio, entra in campo con il numero 7 Ba al posto di Guglielmo in Pietro al 23esimo quindi del primo tempo. Prima sostituzione forzata per Zaccheroni, il numero 7 Ibrahim Ba in campo al posto di Guli. Tocca subito il primo pallone, Ba lo mette in mezzo per Weah, il colpo di testa del liberiano si perde sul fondo, è andato alto sulla testa di Bolic. George Weah, intanto Guli è uscito dal campo, evidentemente la sostituzione immediata forse per Guli sarà stata una ferita dalle parti delle arcate sopraccigliari, almeno da quanto ho potuto capire dalla dinamica dell'impatto. Anche Guli comunque era dolorante ma cosciente. Bierhoff allarga il gioco di prima verso Morfeo, la presta Del Grosso, gli tocca il pallone il difensore della Salernitana, arriva Ba per primo, tocca indietro verso Morfeo, pallone che si accentra verso Ambrosini, c'è Boban, riceve, c'è anche Ziga al suo fianco, poi il croato sposta il gioco, il pallone sul destro, l'appoggio proprio per Ziga, uno contro uno di Ziga, pallone in mezzo, tocca Rossi, il pallone sta per andare in corner, lo salva però Balli. Si spegne qui l'azione della formazione rossonera, primo piano per Daniele Balli, recuperato proprio negli ultimissimi minuti prima di scendere in campo. Indeciso fino all'ultimo l'utilizzo del portiere titolare. Colpo di testa di Zighe. Poi Bolic in anticipo su Weah, il pallone si impenna, colpo di testa dello stesso Bolic, commette fallo comunque Weah. Calcio di punizione per la Salernitana. Da Breda e cambia totalmente gioco verso Tosto. Giampaolo a spondere indietro per Del Grosso, ancora Giampaolo, si interrompe il triangolo intercettato da Morfeo. Ambrosini, lancio immediato verso Weah, esce Balli 10 metri fuori dall'area di rigore, rinvia con i piedi, colpo di testa di Sala verso Bierhoff, intercetta Bolic, quindi Maldini, vola Zighe sulla fascia sinistra, lo vede Maldini in chiusura, comunque perfetta scelta di tempo per Fusco. Poi Bernardini prova a chiudere il triangolo con Rossi, non si riesce, serie di rimpalli, Albertini sulla linea di metà campo, conquista sul pressing di Giampaolo, Boban allarga poi verso Ba, scatta Morfeo, lo vede Ba, il pallone in profondità per lui, va in chiusura Fresi, vuole il fallo di mano. Il Milan calcio di punizione già battuto, attenzione regolare, Biro fare di rigore, mette in mezzo, Weah, rete 2-2, sorpresa la Salernitana, è stato furbissimo il Milan a battere il calcio di punizione immediatamente ed è 2-2 al 25esimo, il gol di Weah a impattare il risultato. Non voglio immaginare quanto sarà arrabbiato Delio Rossi perché i suoi ragazzi sono fatti sorprendere sul calcio di punizione. Bierhoff è stato bravissimo a mettere il pallone in mezzo per Weah, 2-2, pareggia le sorti dell'incontro il Milan, recriminerà naturalmente la Salernitana ma solo per le proprie colpe. Vedete qui la punizione è già stata battuta, Bierhoff velocissimo mette in mezzo, pallone davanti a tutti, Weah in gol per la rete del 2-2, risultato di parità ristabilito, 4 gol in 25 minuti, 2-2, Bierhoff, Giampaolo, Del Grosso, Weah,
E il Milan adesso naturalmente riprende coraggio dove ha raggiunto la parità. Peraltro la Salernitana stava giocando molto bene, prova la giocata Ba, pallone in fallo laterale, applaudito comunque dai compagni. Ibrahim Ba è andato in campo 2 minuti fa al posto di Guglielmin Pietro, uscito per infortunio. 2-2 risultato, quindi è stato George Weah. Intanto interviene Pellegrino, un fallo su Giampaolo. Pellegrino va a richiamare proprio Ba, autore del fallo. Per Weah si tratta della quinta rete in campionato. Il calcio di punizione per la Salernitana. È tosto sul pallone per la battuta del calcio di punizione. Di Vaio, Giampaolo e Bolic si sono portati in area di rigore. Parte il cross per Di Vaio, il velo del numero 11, maglia bianca. Trova comunque i compagni smarcati. Torna in posizione Di Vaio, palla sul fondo, già battuto da Abbiati. Il calcio da fermo, Sala adesso lancia Ba, di prima prova a mettere in mezzo, smorzato il cross, forse con le mani, ma per Pellegrino era involontario evidentemente. Adesso Pellegrino si avvicina sul punto dove è successo l'episodio, credo su segnalazione del suo collaboratore, assegna il calcio di punizione al Milan. Rivediamo il cross, colpisce con la mano, giusto? Ottima intesa tra Pellegrino e Garofalo in questo caso, il suo collaboratore ha segnalato il fallo di mano di Del Grosso, eccolo qua, in primo piano. Il signor Garofalo. E quindi calcio di punizione da una buona posizione per mettere in mezzo per i rossoneri, pronto Morfeo, palla in mezzo altissimo, Balli, impresa. Il lancio immediato di Balli. C'è nessuno però, intercetta Ba. Maldini di prima verso Weah che stava rientrando, ma la posizione è irregolare però. Protestano i giocatori del Milan. Stava rientrando Weah però, che vuol dire? Stava rientrando ma poi è andato a prendersi il pallone, quindi ha goduto della posizione irregolare George Weah, quindi fuori gioco ci sta tutto. In questi casi fosse un altro giocatore a rientrare si può giudicare passivo il fuori gioco, ma non chi riceve il pallone. Rossi. Giampaolo anticipato da Costa Curta, poi Sala spazza via. Fresi controlla, pressato da Bierhoff, allora allarga verso Del Grosso, il pressing di Morfeo, adesso ottimo il palleggio di Del Grosso. Costa Curta. Boban. Quello di Boban verso Zighe. Ciampa Zighe, riesce a vincere il rimpallo, buona giocata del tedesco, l'apertura verso Ba, dall'altra parte del campo, il tocco per Boban. Il lob è per Bierhoff, va a Fresi in chiusura, tocca per ultimo proprio Fresi, guadagna il corner il Milan, il secondo calcio d'angolo del match, è andato in chiusura comunque Salvatore Fresi, che ricordiamolo in questo terreno ha giocato la maglia dell'Inter. Morfeo, punto di battuta, ci sono 4 rossoneri in area di rigore, è avanzato anche Sala, anche Zighe. Oltre a Bierhoff e Weah, il cross per Bierhoff, colpisce di testa il tedesco. Vedete che si smorza tra le braccia di Daniele Balli. Bierhoff 9 volte in gol quest'anno già. Il suo nono gol segnato proprio oggi. Dopo 3 minuti di gara ci avviamo alla mezz'ora del primo tempo, sempre 2-2 tra Milan e Salernitana. Bierhoff e Weah per il Milan, Giampaolo e Del Grosso per la Salernitana. Proprio Del Grosso in verticale verso Di Vaio. Breda. Scatta Rossi, lancio per lui, attenzione Maldini sprinta con Rossi, vince rimpallo, porte vuota, esce Abbiati sui piedi di Rossi, riesce in qualche modo a fermare la dirompente azione di Rossi. Maldini protesta per una carica, Pellegrino comunque ha fatto proseguire, anche a me sembrava non ci fosse fallo. Ba mette a terra, il duetto con Morfeo, intuisce però Del Grosso, Rappioni il pallone da terra, arriva Morfeo in chiusura, il lancio ancora per Ba. Ritmi altissimi, Ba mette in mezzo di prima, sbagliato nettamente il suo cross. Fischi per Ba, pallone sul fondo, lo prenderà Balli con i piedi. Ecco qua l'azione di prima, guardate come sprintano i due. Mi sembra regolare assolutamente, peraltro credo che Maldini abbia perso l'equilibrio, si è appoggiato lui poi sul Rossi, comunque Abbiati non si è fatto sorprendere. Weah, sbagliato l'appoggio, recupera Breda. Morfeo però intercetta il pallone, attenzione break milanista, Morfeo non trova spazio, poi il pallone rimpalla in area di rigore, Morfeo cade, non è toccato al naso credo,
Poi è Tosto che prova l'azione personale, inseguito da Ba in scivolata, il francese gli tocca il pallone in fallo laterale del Grosso. Preda del Grosso, Tosto, rimasto in attacco. Serie di finte del laterale difensivo, sbaglia l'appoggio però, Bierhoff in ripiegamento va a conquistare il pallone, lo tocca per Sala, si distende il Milan, mentre il pallone comunque rimane, ancora andava subito a campo, Boban non trova spazio, poi lancia immediatamente verso Ba, pallone uscito però, è uscito, pallone spedito a girare, è uscito, poi è rientrato, ma il signor Garofalo ha segnalato irregolarità, quindi la rimessa in gioco con le mani per la Salernitana. Attivo Tosto, rimesso con le mani su quella fascia, fronteggiato Guli per 20 minuti, adesso se la vede con Ba. Il rimpallo favorisce Albertini, Boban, sprinta Boban, alza la testa, non trova spazio per i cross, Boban sempre sul filo dell'out, la palla è uscita, la rimessa in gioco però del Milan, ed ecco in tribuna l'ospite d'onore Naomi Campbell con Flavio Briatore alle loro spalle, Adriano Galliani. Messo in gioco con le mani per Sala, lunghissimo verso Bierhoff, colpisce il tedesco, la sponda era per Bach, comunque era rimasto fermo, pallone in fallo laterale, adesso sarà la Salernitana. A rimettere in gioco con le mani del Grosso, autore di uno splendido gol, il quarto d'ora, intercetta Ba, quindi Bernardini, Giampaolo. Irregolare di Sala sul fantasista della Salernitana. Fresi che ritarda un attimo la battuta, poi lancia in avanti verso Del Grosso, pisce di testa Sala in fallo laterale, avanza a diversi metri come ricentro offensivo la Salernitana. 12 minuti alla fine del primo tempo, si gioca con le mani verso Tosto, il pallone che si impenna, Zighe, quindi recupera ancora il centrocampo della formazione di Rossi, Bolic prova a spedire in verticale, intercettato il suo lancio, recupera Morfeo con Ambrosini, poi ex Atalantino tergiversa, arriva Breda in anticipo, quindi Giampaolo, Boban in chiusura, ottima chiusura del croato, adesso che c'è gli applausi del pubblico, rimposta lui verso Ba, può partire. Ha Del Grosso di fronte, il francese mette direttamente in mezzo, il corpo di Del Grosso si oppone al cross di Ba, palla in fallo laterale. Guarda le braccia Ba, vedete, sconsolato, non ha compagni da servire, poi si appoggia ad Ambrosini. Palla sul sinistro, il lobo per Bierhoff, posizione regolare, Bierhoff fa rigore la girata, il pallone sul fondo. Spreca l'occasione Bierhoff, si erano girati un po', si erano fermati un po' tutti i giocatori della Salernitana. Bierhoff comunque, vediamo se si capisce da qui, no, qui non si vede Bierhoff, però sembra che parta da dietro, si fa sorprendere questa volta Fusco, alla fine Bierhoff non riesce però, trovare la giusta coordinazione per battere in porta, adesso Pellegrini interviene per un fallo di Zighe, calcio di punizione per la squadra ospite, piano per Alberto Zaccheroni, punizione che sta per essere battuta da Breda che poi lascia l'incarico a Fresi su una linea di metà campo circa, Fresi spedisce dalle parti di Tosto, la sponda di Tosto per Di Vaio, Maldini colpisce, palla che si impenna, arriva anche Zighe, poi Boban in chiusura, Weah controlla l'esterno destro verso Bierhoff, interviene Fresi. Quindi Weah vince il contrasto con Giampaolo, scatta Morfeo, Weah non lo serve, serve poi Ba. Morfeo rimane a centro, riceve, si ferma l'ex Atalantino, il sinistro, il tocco per Ba che intanto è arrivato, prova l'azione personale, Ba, Fresi lo ferma. Quindi il rinvio di Tosto, Zighe mette a terra, il controllo è per Maldini che rimpalla nuovamente in avanti. Bierhoff controlla stavolta, prova il tiro diretto verso la porta di Balli. Improbabile questa soluzione per Oliver Bierhoff. Guarda che si è persa sul fondo.
palli puoi rinviare. 10 minuti, poco meno, al termine del primo tempo, più recupero, sempre 2-2. Il rinvio di Balli. Arriva Giampaolo sul pallone, prova a scattare su Sala che non gli dà spazio, però sul filo dell'auto, palla fuori. Rimessa in gioco, forse il calcio di punizione, no, la rimessa in gioco è per la formazione rossonera. Ambrosini, tergiversa, poi riesce comunque a tenere possesso di palla. Ha rischiato Ambrosini. Boba, Morfeo, lascia l'incarico della impostazione della palla a Weah, che poi la perde. Giampaolo, scatta Di Vaio. Maldini stavolta non si fa sorprendere. Giampaolo poteva forse sfruttare meglio questo break. Poi Ba, la partita sempre notevoli sussulti. Ambrosini nel cerchio di metà campo, l'apertura per Maldini. Di prima verso Weah, sbagliato l'appoggio, intercetta Bolic che si sta facendo quasi soffiare il pallone dallo stesso liberiano. Breda di prima verso Giampaolo, la sponda, gioca bene la Salernitana. Bernardini per Rossi, di prima per Di Vaio, in posizione irregolare. Immediata la segnalazione del signor Aiola. C'è il calcio di punizione per il Milan, azione vertiginosa della Salernitana. Di Vaio è rimasto al di là della linea difensiva rossonera. Boba, Weah, Ba, Morfeo, tocchetta ancora con il francese. Il lancio di Ba, bene Fusco, Weah prova a partire largo su Del Grosso che però è sempre molto molto attento. Allora Tosto imposta l'azione e la ripartenza della Salernitana. Vola intanto Rossi sulla fascia destra, lo vede Tosto, arriva velocissimo sul pallone, il tocco per Di Vaio. Questa curta in anticipo lascia spazio ad Abbiati per l'uscita, poi protegge con il corpo lo stesso Costa Curta. Sala, Ambrosini, lancio di Boban, sbagliato, Zighe colto in controtempo. Il pubblico comunque molto vicino al croato, poi in città con i suoi cori, capisce che è il momento di difficoltà del croato. Intanto è uscito in fallo laterale con le mani, pronto Bolic alla battuta. Dragan Bolic, croato anch'egli, dalla partizana della Salernitana. Bernardini, ottima giocata con Giampaolo. Costa Curta stavolta, perfetta scelta di tempo, va in chiusura Giampaolo. E oggi un'ottima vena, gol a parte, sempre molto molto attivo e pericoloso. Rossi prova a mettere in mezzo, intercetta Ambrosini, quindi Zighe sbaglia il rinvio, palla che si impenna in area di rigore del Milan. Questa Curta la rimette fuori, poi ancora Zighe, quindi Weah col tedesco. Fusco, serie di rimpalli, arriva Ambrosini, mette fallo poi Rossi sullo stesso Ambrosini. Gli ultimi 5 minuti del primo tempo, più recupero, 2-2. Adesso ci sono un po' più errori rispetto ai primi 20 minuti giocati a velocità vertiginosa, hanno prodotto 4 gol. Comunque la partita è sempre molto piacevole anche se non ci sono interventi dei portieri, si gioca moltissimo. Attenzione al cross per Bierhoff, esce Balli, la porta è vuota, spazza via Del Grosso, la finta di Giampaolo, si rialza Bierhoff. Ottimo il cross di Maldini verso il tedesco che è rimasto adesso dolorante. Ancora Maldini in mezzo, stavolta per Weah, chiude Fusco, poi Rossi, ma insiste il Milan. Ancora Maldini, Ambrosini, Weah prova a girarsi, l'appoggio è per Morfeo, arriva Ba velocissimo, Morfeo non lo serve, lo serve adesso Ibrahim Ba, vertice dell'area di rigore, palla in mezzo, colpo di testa di Bolic a liberare. Adesso può ripartire Giampaolo, il tocco è per Del Grosso, c'è il solo Di Vaio in avanti. Giampaolo prova l'azione personale su Sala che commette fallo, un ottimo controllo di palla per Federico Giampaolo, classe 70, prelevato dal Genoa, sordi in Serie A per lui che risale all'ottobre del 91, si giocava Fiorentina-Bari. Coglie Maldini, quindi Bolic, apertura larga per Tosto, intercetta Ba, poi Morfeo, anche Morfeo sta giocando bene, di prima, di sinistro, lancio troppo in profondità, Fresi attento,
Allora ancora Tosto, alza la testa, non trova compagni sbarcati, un po' ferma la Salernitana in questo finale di primo tempo. Breda per Giampaolo, Bernardini, Giampaolo, Rossi fermato dal sandwich di Ambrosini, Costa Curta, poi lo stesso Rossi commette fallo, richiama Pellegrino, Rossi ha irregolarmente allontanato il pallone mentre Costa Curta stava battendo il calcio di punizione. Lo fa adesso Costa Curta, Morfeo, Weah, punta l'area di rigore Weah, poi allarga verso Ba, va a prendere posizione in mezzo, il liberiano, Weah, serie di finte, palla in mezzo per Bierhoff, Balli, stavolta risponde da campione Balli al colpo di testa di Bierhoff. 42esimo, gran colpo di testa come vedete sempre di Oliver Bierhoff, guardate quanto va alto, stavolta Balli è veramente molto molto bravo. Corner del Milan, il terzo, mentre rivediamo il colpo di testa del tedesco, pronto Boban dalla bandierina, sei rossoneri in area, palla in mezzo, esce ancora Balli di pugno, Giampaolo arriva per primo sul pallone, salta con una finta Ba che poi recupera bene la posizione, stava per partire Weah, è stato bravo Ba stavolta, Costa Curta verso Weah, 3 minuti alla fine del primo tempo. Avanza Weah, il triangolo con Morfeo, area di rigore, poi spinge Weah. Giusta la segnalazione di Pellegrino. Primo piano per George Weah, eletto proprio la scorsa settimana miglior giocatore africano del secolo. George Weah. È stato molto bravo Balli a rispondere sul colpo di testa di Bierhoff. Invio di Daniele Balli, colpisce di testa Sala, quindi Giampaolo lotta con Ambrosini, chiude Boban, ancora Sala, Bierhoff, Morfeo verso Boban di prima, verso Ba, intercettato il pallone da Fresi, poi c'è l'intervento di Pellegrino e il fallo di Maldini a spiegarsi col direttore di gara, Vidal Maldini, calcio di punizione per la Salernitana già battuto da Breda, largo verso di Tosto, di prima in mezzo il pallone di Tosto, Giampaolo ancora di prima, Di Vaio però sul sinistro, il rimpallo, esce Abbiati, poi il pallone termina sul fondo, credo che non ci sia nemmeno corner, è stato bravissimo Giampaolo, prima Tosto poi Giampaolo di prima a servire Di Vaio, Di Vaio ha avuto un rimpallo, ha sfavorito, è uscito Abbiati a controllare, ecco vedete Giampaolo come bravo a servire Di Vaio, Costa Curta tocca il pallone che carambola sul corpo di Di Vaio, poi Abbiati esce a evitare anche il corner, tanto il Milan è di nuovo in attacco, 43 minuti e 50 secondi, Boban palla sul destro, Boban a spazio, lascia Weah, il pallone per Bierhoff, fuori gioco, segnalazione immediata del signor Garofalo, posizione irregolare di Oliver Bierhoff. Eccola qua, al di là della linea difensiva della Salernitana, la posizione di Oliver Bierhoff. Ultimo minuto, attendiamo solo la segnalazione del recupero. Il signor Galvani è il quarto uomo. Boban. Lancio verso Weah, troppo in profondità, controlla Balli senza problemi. 30 secondi al 45esimo. Giampaolo pressato da Zighe che gli toglie la palla, prova l'azione personale Zighe, non passa però su Bolic che poi viene caricato dallo stesso tedesco, battuto il calcio di punizione, attenzione Giampaolo, punta Costa Curta, alza la testa, il pallone per Di Vaio, fuori gioco anche di Di Vaio, si sta sempre al limite, un minuto di recupero intanto, un minuto, la segnalazione del signor Galvani. Già entrati nel recupero, come vedete in sovraimpressione, partita è sempre molto bella, Maldini avanza, Weah, serie di finte del liberiano, salta Rossi, tiene possesso della palla, lo slalom poi viene chiuso da Breda, Giampaolo, Bernardini, Rossi, Giampaolo, ancora Rossi, non passa su Maldini,
Boban. C'è Bierhoff che scatta dall'altra parte, non lo vede Boban. Quindi Maldini. 20 secondi alla fine, ancora il croato verso Weah, largo a sinistra. Arriva in chiusura Bernardini, si accentra allora Weah, tocca per Ambrosini, c'è spazio per il tiro, Ambrosini non tira, il pallone per Morfeo. Colto in fuorigioco, velocissima la Salernitana a salire con tutta la linea difensiva. Morfeo va, vedete, a pallottare con il signor Garofalo. Posizione irregolare però, e poi alla fine Pellegrino decreta alla fine del primo tempo, si va al riposo con il risultato di 2-2 tra Milan e Salernitana. Un primo tempo molto molto bello, l'avevamo previsto, sono due squadre che danno molto allo spettacolo. Ha aperto le marcature Bierhoff dopo 3 minuti, il pareggio di Giampaolo al 7° del primo tempo, poi il grandissimo gol di Del Grosso al 1/4 d'ora e poi Weah che ha sfruttato un'abile battuta veloce del calcio di punizione del Milan per il gol del 2-2. Pellegrino con il pallone si dirige verso il centro del campo, ora stiamo per riprendere le ostilità. Emilio Pellegrino diretto bene finora, ben coadiuvato anche dai suoi collaboratori, peraltro la partita è assolutamente tranquilla da tutti i punti di vista, sia dal punto di vista dei contatti fisici sia delle azioni dubbie. Finora tutto regolare, l'abbiamo visto prima nell'assunto statistico, non ci sono né ammoniti né espulsi. Fresi e Breda riprendono il loro posto in campo. La Salernitana in questo secondo tempo attaccherà da sinistra a destra, prendono possesso anche delle panchine i due allenatori. Pellegrino già al centro del campo, ricomincerà il Milan alle ostilità. Un rapido sguardo dalle schieramenti in campo, non ci sono cambi nel Milan, non ci sono cambi nemmeno nella Salernitana, quindi un rapido sguardo alle formazioni. Milan con Abbiati, Maldini, Costa Curta, Weah, Bobanziga, Bierhoff, Ambrosini, Ba, Sala, Morfeo, detto in ordine di numero, così come la Salernitana. Balli, Del Grosso, Tosto, Breda, Bernardini, Di Vaio, Fusco, Bolic, Rossi, Giampaolo e Fresi. Anche questa formazione letta in ordine di numero. Tutto pronto, Pellegrino consulta i suoi collaboratori, mano al cronometro, si riparte dal 2-2. I gol di Bierhoff, Giampaolo, Del Grosso e Weah nell'ordine. Nei primi 45 minuti si riparte con il primo pallone che è del Milan, spedito verso Bierhoff anticipato, Giampaolo, Breda. Quindi Di Vaio, il lancio è per Giampaolo, arriva velocissimo Maldini in chiusura, il pallone finisce in corner, quindi si riprende con un calcio d'angolo per la Salernitana, il secondo della formazione di Delio Rossi, uno per tempo finora. È andato Bernardini nella bandierina, siamo alla destra della porta difesa da Abbiati, 5 giocatori in maglia bianca nell'area di rigore, vedete il balletto davanti a Abbiati. Pisca Pellegrino a velocizzare l'azione, il colpo di testa è di Weah a liberare, arriva sul pallone velocissimo Del Grosso, è largo ancora Bernardini, riceve, si allarga Fresi che è rimasto in avanti, intanto esce Abbiati, impresa sul pallone spedito in mezzo da Bernardini, messo in gioco con le mani verso Costa Curta. Un minuto nel secondo tempo, 2-2 tra Milan e Salernitana. Weah, il tocco è per Morfeo, oggi gioca al posto di Leonardo influenzato. Ambrosini, Costa Curta verso Maldini, avanza il capitano, supera la metà campo, lo affronta Bernardini, largo verso Zighe, il pallone si sovrappone a Maldini, Zighe si accentra, poi mette in mezzo, colpisce Fusco, quindi Ba arriva per primo sul pallone, prova l'azione personale, Ibrahim Ba, Morfeo, Boban in posizione centrale, lob per Weah, area di rigore, colpo di testa ancora di Fusco. Prima Morfeo, il pallonetto su Giampaolo, poi travolge Ambrosini, Giampaolo, ci sarà un calcio di punizione che Ambrosini sta per battere, forse in posizione un po' troppo diversa dal punto dove c'è stato l'intervento falloso di Giampaolo. Ambrosini, Costa Curta, cerchio di centrocampo, Maldini ancora. Sgancia Rossi, vince il rimpallo, la palla sta per uscire, poi viene tenuto in campo da Zighe, quindi Weah. Lancio di Weah per Bierhoff, colpisce Fresi di testa e poi alla fine il pallone viene recuperato senza problemi da Daniele Balli. Il rinvio del portiere della Salernitana, raccolto da Costa Curta, Weah, Zighe.
del grosso in anticipo su Morfeo. Tosto si allarga Giampaolo, tiene palla sul pressing di Sala, poi sbaglia l'appoggio, riconquista ancora il pallone del grosso, sbaglia anche lui, quindi Ba, serie di finte, sbaglia anche Ba. Breda, 3 minuti nel corso del secondo tempo, alza la testa il capitano della Salernitana, anticipato di Vaio da Costa Curta, attenzione però ripartenza, 3 contro 2, Morfeo scatta Weah, Morfeo lo vede, limite dell'area, Weah, il pallone praticamente consegnato da Weah a Balli, occasione d'oro sciupata da Giorgio Weah. Deve veramente sfruttare meglio Weah, a metà tra un tentativo di pallonetto e un tiro forse di potenza, consegnato il pallone praticamente nelle braccia di Balli. Occasione per il Milan al 4° minuto del secondo tempo, sempre sul 2-2, Maldini, Ambrosini, Weah ancora largo verso Morfeo, il pallone per Bierhoff, fuori gioco di Bierhoff. Giusta la segnalazione del signor Aiola, il signor regolare per Oliver Bierhoff, ancora in tribuna con telecamere guidate oggi da Ottavio Ruggio, vi dicevo prima della presenza di Naomi Campbell con Flavio Briatore davanti a Adriano Galliani. Naomi Campbell naturalmente suscita la stessa attenzione dei giocatori in campo da parte della tifoseria. Attenzione adesso alla serenità nel lancio di Breda, ancora Costa Curta che sta disputando un'ottima gara. Serie di rimpalli, centrocampo, qui c'è il corpo a corpo tra Weah e Bolic, il fallo del Liberiano secondo Pellegrino, calcio di punizione battuto, Fresi, Giampaolo, Breda, apertura larga per Tosto, il controllo perfetto, arriva Del Grosso, velocissimo, c'è spazio per lui, Del Grosso mette in mezzo il pallone, Costa Curta ancora, ancora Del Grosso, insiste la Salernitana, Tosto ancora in mezzo, smorsa con il corpo Bari, con questo il pallone ancora Tosto, limite, poi viene fermato, indecisione anche di Ba, pallone per Morfeo che di tacco prova a controllarlo, non vi riesce, palla in fallo laterale. Tosto è attivissimo su quella fascia, sospinto da Del Grosso, messa in gioco effettuata, Bierhoff, Weah, seguito da Bolic, lo salta Weah, posizione della sinistra in scivolata in chiusura con il fallo laterale, si è sganciato bene Fusco, è andato in copertura su Weah, tutto male il fallo laterale, Boban va in chiusura poi su Di Vaio, non riesce a evitare il fallo laterale, un po' di errori di troppo forse dal centrocampo milanista, intanto Bernardini, altro comunque non è facile manovrare contro la Salernitana, una squadra che pressa moltissimo in ogni zona del campo, bisogna liberarsi subito del pallone, vedete l'attacco di Rossi su Boban che tiene palla, però va affrontato da Tosto, vedete i 3 uomini sul portatore di palla, Morfeo verticale, prova, smorza col corpo Bernardini, poi Giampaolo, da buoni frutti il pressing della Salernitana, vola Giampaolo, evitare il fallo laterale, inseguito da Ambrosini, non riesce poi Giampaolo, palla fuori, rimessa in gioco effettuata, va, naturalmente molto dispendiosa questa tattica di Delio Rossi, ma il tecnico Salernitana ama giocare in questo modo. Maldini, Ziga, Boba, ancora Ziga, Maldini sulla fascia, Ziga cambia gioco però, Sala, largo c'è Ibrahim Ba, lo vede l'ex difensore del Bari, riceve Ba, passa su Tosto da terra, lo ferma, poi commette fallo forse Ba, non rilevato da Pellegrino, Morfeo, palla sul sinistro, non tira, appoggia verso Boban, intercettato Bernardini, Ambrosini, largo verso Ziga, spinge il Milan, il cross di Ziga, per Bierhoff, il colpo di testa, la sponda per Weah, arriva per primo però Tosto, poi fuori gioco Bierhoff. Il pubblico protesta, ma in effetti il fuorigioco c'era, forse il pallone non era proprio stato indirizzato a Bierhoff, però era rimasto al di là di tutti il tedesco, vedete che Weah non capisce il motivo del fischio arbitrale. Balli
spinge i suoi compagni di squadra, mentre il nostro regista probabilmente si sarà innamorato di Naomi Campbell. Mai facile innamorarsi di una donna così bella. Maldini adesso perde palla alla Salernitana. Weah perde palla, conquista comunque ancora il Milan. Maldini, Boban, ancora Weah, parte Weah, Bierhoff, posizione regolare stavolta. Stavolta credo che non ci fosse fuori gioco. Tanto il gioco non è stato fermato però. Pellegrino ha guardato il suo assistente, qui c'è stato un po' di, c'è stato un malinteso, perché Raiola aveva segnalato la posizione irregolare di Bierhoff, che però non era in fuorigioco. Bierhoff pensava intanto però fosse stato segnalato un fallo di mano di un difensore, allora c'è stato un gesto di intesa tra Raiola e Pellegrino, l'azione non si è più sviluppata, allora il gioco non è stato nemmeno più interrotto. Maldini, Zighe, pallone all'indietro per Boban, evita l'intervento di Giampaolo. Weah, attenzione, il lob per Boban, limite dell'area, Fresi in chiusura. Recupera la Salernitana. Bernardini, stavolta non c'è nemmeno Di Vaio lì davanti, erano tutti in linea i tre giocatori della Salernitana, quindi Bernardini non sapeva chi lasciare il pallone. Costa curta, va, mette palla a terra. Orfeo, Weah, pallone per Bierhoff che stava incrociando, quindi preso un po' in controtempo. Oliver Bierhoff, Olic ha buon gioco sul pressing proprio del tedesco, libera su Fusco che rinvia. Maldini all'indietro direttamente verso Abbiati. Costa curta, Maldini. Siamo al decimo del secondo tempo, sbagliato anche questo appoggio, adesso fischia un po' il pubblico. Prendo di Fusco verso Di Vaio, ma Di Vaio è troppo solo, naturalmente se il pallone arriva a lui il suo velo non serve a nessuno. Salernitana dovrebbe portare palla dalle parti di Di Vaio, il Milan molto più lucido comunque nelle azioni manovrate. Maldini, attenzione, pallone per Bierhoff, il colpo di testa ancora di Fusco, sempre molto molto attento. Tosto, tocca per Giampaolo, arriva Ambrosini in copertura, palla indietro, ancora per Tosto, di prima per Di Vaio, costa curta lo anticipa, un'ottima prova di costa curta oggi. Giampaolo poi in intervento irregolare, il fallo del centrocampista salernitano, già battuto il calcio di punizione, va, mette palla a terra, non passa su Tosto, anche per Tosto un'ottima partita, indietro per Balli. Ambrosini, sono sempre molto confusi. Bernardini adesso prova a distendersi sulla Salernitana, il lancio per Di Vaio che stava incrociando però dall'altra parte, non si intendono. Di Vaio, vedete, stava centrando, vedete Di Vaio, invece Bernardini è spedito sulla fascia. Il pubblico però adesso comincia a perdere un po' la pazienza, perché il Milan continua a accumulare errori su errori. Buon lavoro di Maurizio Rossi, fermato da Zighe in maniera irregolare. Fischia Pellegrino, il calcio di punizione a favore della Salernitana, mentre siamo a 11 minuti e mezzo nel corso della ripresa, sempre 2-2. Orfeo, intanto pallone raccolto da Costa Curta. Zighe alza la testa, Ambrosini largo per Ba, Sala, Boban. Vedete il difficile trovare spazi. Ambrosini, Orfeo, passato da Del Grosso, prova a girarsi, non vi riesce, si incrocia Boban, palla per Ambrosini, azione corale del Milan, va, punta Tosto, ancora Boban, si gira su Breda, mette in mezzo per Bierhoff, colpo di testa di Fusco,
molto attento, poi Bolic, quindi Bernardini, adesso prova a distendersi Maurizio Rossi, Rossi l'apertura è verso Marco Rossi, chiedo scusa, verso Di Vaio, quindi ancora Rossi, arriva il colpo di tacco per Di Vaio, intuisce Sala. Applausi per lui, ma gli applausi vanno anche alla coppia Rossi-Di Vaio, attenzione Brosini, Zighe, profondità verso Bierhoff, anticipato da Fusco, si sgancia il centrale difensivo di Delio Rossi, il pallone per Di Vaio, scatta in posizione irregolare, Di Vaio, questa curta e Sala saliti contemporaneamente, hanno messo in fuorigioco Di Vaio, va Morfeo, pressato da Del Grosso, si gira Morfeo, palla sul sinistro, l'appoggio per Boba, Maldini gode di molto spazio su quella fascia, arriva Bernardini in chiusura, può mettere in mezzo Maldini, sfiora Fusco, poi colpisce di testa Fresi, c'era Biro fino a guato, anticipo di Ambrosini, insiste il Milan, Weah prova il triangolo con Morfeo al limite, è stato bravo Fresi a chiudere stavolta, adesso parte Giampaolo, ma c'è solo Di Vaio davanti, 5 rossoneri attendono Giampaolo, l'apertura però è per Tosto troppo lunga, palla che si perde in fallo laterale, si era creato un monospazio per Tosto, apertura di Giampaolo però troppo lunga, palla in fallo laterale, Boba, ottimo servizio per Ba stavolta, va Fresi in chiusura, di prima in mezzo, palla al limite per Morfeo, arriva prima Bernardini però, Del Grosso, Giampaolo, Di Vaio, Breda, lancio per Del Grosso, Maldini in copertura di testa verso Abbiati, si gioca moltissimo da una tre quarti all'altra, le palle però dalle parti del portiere non ci arrivano, va intanto è pronto a entrare Vannucchi con numero 23 nella Salernitana, Morfeo in mezzo per Bierhoff, colpo di testa, rete, 3-2, Milan in vantaggio, forse una deviazione ma il colpo di testa è di Bierhoff, quarto d'ora, 3-2, il Milan va in vantaggio dopo l'ennesima azione corale, Balli sconsolato, cerchiamo di capire, c'è stata anche una piccola deviazione però il colpo di testa di Bierhoff decisivo, quindi 10 gol per Oliver Bierhoff in stagione, 70 in Serie A, è il secondo in questa gara, vedete il cross di Morfeo, va a Bierhoff, sì, il pallone va anche sulla testa di un difensore ma il colpo di testa di Bierhoff, intanto esce Giampaolo, ha toccato anche Bolic di testa ma il gol di Bierhoff, esce Giampaolo nella Salernitana, entra Vannucchi con il numero 23, abbiamo rivisto ancora il replay del gol, la gioia di Oliver Bierhoff al quarto d'ora, il gol del 3-2 per la formazione rossonera che ha premuto moltissimo, intanto è entrato Vannucchi, lo vedete col 23, ha premuto moltissimo dall'inizio della ripresa anche se con tanti errori, tanta confusione, però sempre nella metà campo della Salernitana che ha arretrato sicuramente su raggio d'azione in questo secondo tempo e ha pagato il gol di Bierhoff che riporta in vantaggio la formazione di Zaccheroni, va adesso in attacco ancora il Milan, mette in mezzo per Weah stavolta, colpo di testa di Weah sul fondo, applausi del pubblico, Zaccheroni aveva spronato, mentre rivediamo l'azione di prima, aveva spronato Bierhoff in settimana, ha detto ho bisogno di un Bierhoff da 8 in pagella e direi che ci siamo, il rinvio di Balli, 17 minuti adesso nel corso della ripresa, Milan in vantaggio, vediamo se la Salernitana riuscirà a reagire come già fatto nel corso del primo tempo, intanto è entrato, ripeto, Vannucchi al posto di Giampaolo, il lancio per Di Vaio, posizione regolare, esce Abbiati al limite, lì Vannucchi, centrocampista dalla Lucchese, c'è 7 presenze in Serie A per lui con questa, azione personale di Marco Rossi, controllo di palla, il pallone verso Bolic in posizione della destra, Bolic era sotterra in mezzo per Di Vaio, prova a girarsi Di Vaio, Sala in corner, terzo corner per la Salernitana, primo piano per Luigi Sala proveniente dal Bari, classe 74, per lui un posto stabile ormai nella linea difensiva dei rossoneri, un'ottima stagione, ginocchio
Delio Rossi pronto alla battuta, Bernardini del calcio d'angolo, palla in mezzo, Vannucchi di testa e Abbiati stavolta, altro miracolo sulla porta, applausi per il portiere rossonero, la Salernitana insiste però, poi prova Breda, palla sul fondo e adesso il pubblico si scatena per gli applausi per Abbiati che è volato letteralmente a recuperare il pallone sul colpo di testa di Vannucchi, primo piano meritato per Abbiati, rivedete? Rivediamo, guardate dove è arrivato a prendere il pallone Abbiati. Riconquista però la Salernitana il pallone, ancora Vannucchi, abbiamo rivisto la splendida parata di Abbiati. Bernardini, tosto, Salernitana vicino al pareggio comunque. Ancora Rossi, Rosini in chiusura stavolta, falloso il suo intervento. A terra Rossi. La partita si è infiammata dopo il gol di Bierhoff. La panchina rossonera. Calcio di punizione per la Salernitana, pronto Bernardini sul pallone. Attende il piazzamento dei compagni, due uomini in barriera per il Milan, entrata di Morfeo e Ba, fischia Pellegrino, parte Bernardini, palla in mezzo, ancora di pugni. Portiere rossonero, riconquista il pallone Rossi, rimette in mezzo immediatamente, ancora Abbiati in uscita, impresa. Primo piano per il difensore rossonero, estremo difensore rossonero, Cristian Abbiati, classe 77, attenzione a Bierhoff adesso, vola verso la porta di Balli, Bierhoff fare di rigore, riesce alla fine a chiudere Fusco, riparte Del Grosso, Bernardini. Azione personale Bolic, è fermato fallosamente il croato dall'intervento di Zighe che manca decisamente il pallone, va direttamente sull'uomo. Calcio di punizione per la Salernitana e Breda punto di battuta, c'è anche Bernardini, ventesimo del secondo tempo, Milan in vantaggio per 3-2. Due uomini in barriera anche in questo caso, fischia Pellegrino, parte Breda direttamente in porta sul fondo. Primo piano per Roberto Breda. Due gol a questo campionato già per Breda. Tosto. Fresi. Legge ad evitare Morfeo, ancora Breda. Fusco, lancio in profondità è per Di Vaio, prova a controllare il limite, Costa Curta lo ferma, Maldini evita l'intervento di Rossi e quindi Zighe può ripartire verso Morfeo, arriva velocissimo Ba, Morfeo si ferma, attaccato da Breda, posta sulla sinistra dove c'è Maldini. Weah. Duettano Maldini e Weah, quindi Boban si allarga, Ba, l'apertura è sbagliata però riconquista tosto, quindi Vannucchi, non c'è nessuno lì davanti, c'è solo Di Vaio, Vannucchi viene caricato regolarmente, cerco di metà campo, interviene Pellegrino, il fallo di Morfeo, il calcio di punizione per la Salernitana, Vannucchi è entrato in campo 5 minuti fa al posto di Giampaolo, tanto si riscalda Angotti, tosto controlla il pallone, poi prova la battuta, palleggio sul posto, palla direttamente sul fondo, Salernitana è andata vicino al pareggio con il colpo di testa di Vannucchi, poi Milan ha un attimo ripreso il controllo della partita. Abbiati perde un po' di tempo, poi si scusa con Pellegrino, il rinvio del portiere colto da Bierhoff, quindi tosto. Fuori gioco Weah, giusta stavolta la segnalazione di Aiola, Weah al di là della linea difensiva della Salernitana. Del Grosso. Nardini, Vannucchi,
comunque per Rossi il pallone, prova l'avanzata Rossi in verticale, vince un rimpallo poi chiuso da tre milanisti, va a terra, tutto regolare per Pellegrino, non c'è fallo, quindi il pallone per Weah. Morfeo si allarga, Weah, Morfeo, non serve nessuno, poi cede a Sala, recupera la Salernitana fallosamente, però Pellegrino fa un po' segno a tutti di calmare gli animi, primo piano per Vannucchi. Sala, il tocco per Bierhoff, quindi Fresi, Del Grosso, Tosto, Ambrosini riconquista il pallone, va, non passa su Fresi, pallone che termina in calcio d'angolo. Milan su fuori dal primo corno della ripresa, 4 complessivamente, arriva Morfeo al punto di battuta. 23 minuti, 40 secondi, Milan in vantaggio, 4-3 il conto dei corner complessivo. Morfeo sulla palla, avanza Sala come sempre, Zighe nei pressi di Balli, anche parte Morfeo, palla in mezzo, il colpo di testa però è Bolic, quindi Bava a recuperare il pallone per Costa Curta che mette di prima in mezzo, sfiora Zighe, Bierhoff limite dell'area, recupera il pallone però la difesa della Salernitana, quindi Bernardini può far ripartire Di Vaio, il lancio però è troppo in profondità, Di Vaio desiste, palla in fallo laterale, si gioca con le mani, pronto Ibrahim, va alla battuta, poi lascia l'incarico a Sala, verso Bierhoff, Morfeo prolunga, Bernardini anche, Zighe di prima verso Bierhoff, Fresi molto attento, quindi Tosto, arriva Del Grosso velocissimo, Tosto si accentra, il pallone verso Fusco, quindi Rossi vola in posizione dalla destra, uno contro uno con Maldini, di prima in mezzo Costa Curta, attento, poi Zighe prolunga, Zighe vince in palla, attenzione può ripartire il Milan, Zighe velocissimo, chiuso, il pallone per Bierhoff, fare di rigore, Bierhoff palla sul sinistro, mette in mezzo ancora per Zighe, il pallone è smorzato però dall'ottimo ripiegamento di Bernardini, sciupa Bierhoff in questo caso, finisce sulle, tra le braccia di Balli il pallone, Maldini adesso fallosamente su Rossi, battuto il calcio di punizione, Vannucchi evita Costa Curta, recupera velocissimo già Maldini, Vannucchi si ferma, doppio passo per lui, poi va giù, non c'è fallo secondo Pellegrino, si rialza Vannucchi, allora è terminato sul fondo, adesso c'è il cambio, pronto Di Michele col numero 20 a entrare in campo, uscirà Tosto, quindi Rossi le prova tutte, Michele giocatore d'attacco, invece Vittorio Tosto che è un difensore, naturalmente Rossi capisce che Di Vaio è troppo solo lì davanti, fa uscire Tosto al suo posto Di Michele. Questi 19 minuti che rimangono da giocare con il Milan in vantaggio per 3-2. Maldini. Tenta l'intervento di Rossi, Maldini poi incespica sul pallone, alla fine Rossi riesce a togliere il pallone. Rossi a volare sulla fascia destra, adesso è Costa Curta che va in chiusura, inesauribile Rossi, alla fine riesce comunque a spedire il pallone in fallo laterale. Allora per Marco Rossi, levato dalla Lucchese. Fresi, ultimo uomo della retroguardia salernitana, Fusco. Il lancio è proprio per Di Michele che tocca così il suo primo pallone. Va in copertura la finta di Di Michele, prova ad andare verso il fondo, poi si ferma, gioco di gamba di Di Michele, va, riesce a togliere il pallone. Ambrosini, il lancio di Ambrosini verso Bierhoff, anticipa Fresi di testa, poi Morfeo, l'apertura per Weah, posizione irregolare di Weah, protesta il pubblico, non molto convinto di questa segnalazione di Raiola, lancio per Di Michele dalla parte opposta, a volte Sala in copertura su Di Michele, controlla male, palla in fallo laterale,
che era appena entrato, evidentemente ancora non in partita, non ha rotto ancora il fiato, ha perso già i primi due palloni che sono stati consegnati. Sala riesce a spazzare in avanti, controlla Bernardini, poi Boban, quindi Weah, è solo Weah, tiene possesso della palla, appoggio verso Ba, sbaglia l'appoggio, recupera Di Michele che parte con Vannucchi, poi Ba comunque va a farsi perdonare, recuperare il pallone verso Zighe, avanza il tedesco, supera la metà campo, appoggia per Morfeo, c'è 7 minuti alla fine, Milan in vantaggio per 3-2, Morfeo accentra il gioco verso Boban, intuisce però Vannucchi, recupera il pallone ancora la Salernitana, prova Bierhoff poi in pressing proprio su Vannucchi, Breda verticalizza per Di Vaio, la sponda è sbagliata, comunque Breda recupera all'indietro, adesso c'è poca lucidità anche nella Salernitana, Fresi per Di Michele, di prima per Breda, il tocco è per Di Vaio, nulla da fare, come riconquistato da Abbiati, Zighe, Boban, ancora Zighe, Ambrosini, Morfeo di prima verso Boban, sempre Morfeo, spazi strettissimi, tiene il possesso della palla Morfeo, ancora Boban, il lancio per Weah, stavolta forse c'era fuori gioco, non segnalato, uno di Bernardini verso Di Michele, 2 contro 4 però, il lancio per Di Vaio, infatti chiuso nella morsa di Costa Curta e Maldini che non sono proprio gli ultimi due arrivati il calcio italiano, adesso vola Ibrahim Ba sulla fascia destra in chiusura di Michele, siamo del grosso, Weah salta tutte e due, mette in mezzo, poi riesce fortunatamente Bolic a intercettare, c'erano Bierhoff e Morfeo da soli alle spalle del croato, Bernardini, Di Michele, Di Vaio caricato da Costa Curta in maniera regolare, pallone per Morfeo, c'è spazio adesso, Morfeo si ferma però, chiede palla a Weah, alza la testa, siamo quasi alla mezz'ora del secondo tempo, palla persa da Milan, Bernardini, Breda, Rossi verso Bolic, quindi Di Vaio, ancora Rossi, rimasto in attacco Bolic, Di Michele, sbaglia l'appoggio verso Vannucchi, Morfeo verso Weah, posizione regolare, Weah deve inseguire il pallone, al centro c'è solo Bierhoff, 2 contro 3, non arriva nessuno del Milan, allora Weah punta Fusco, area di rigore, il pallone per Bierhoff, troppo lungo, però insomma poteva anche arrivare qualcuno a sostegno, si sbracciano i giocatori del Milan a sostegno dei due attaccanti, superata la mezz'ora con la Salernitana che ha un quarto d'ora per provare a riacciuffare il risultato, naturalmente Salernitana che adesso concede sempre più spazi ai giocatori del Milan, Morfeo, Weah, anzi Bacchio scusa, Ambrosini, smorza il rilancio Vannucchi, palla in fallo laterale, Ngotti continua a riscaldarsi, Zaccheroni comunque non opera nessun cambio, Sala con le mani verso Bierhoff che va altissimo, comunque termina, no non termina il fallo laterale, Breda alla fine decide di recuperarlo, si appoggia a Di Vaio, la sponda per Rossi, vince il rimpallo di Boban, su Boban Vannucchi in scivolata va sul pallone, intervento regolare Ambrosini, si sta dando molto da fare in ripiegamento, va il tocco è sbagliato di Ambrosini, riconquista il pallone Fresi, parte da solo, il lancio di Fresi è per Di Vaio, Di Vaio controlla, palla a terra, palo incredibile Di Vaio, la velocità con cui è riuscito a controllare e a battere, altro Maldini, guardate un po', palla sul destro, palo pieno di Di Vaio, tutto questo al 32esimo, pubblico ammutolito qui a San Siro, vedete Di Vaio la battuta sul primo palo, quello coperto da Abbiati, ancora Di Vaio raggiunge il pallone per primo, il filo dell'out, si gira bene, riesce a toccare per Rossi, poi il pallone toccato in fallo laterale, Salernitana in attacco, un palo colto da Di Vaio 30 secondi fa, ancora fuori il pallone, si rimane in zona però, pronto a entrare in Gotti al posto di Ambrosini come da segnalazione del fogliettino consegnato al quarto uomo,
scivolata Boban, fermazione della Salernitana, riparte Milan, sbaglia però Bierhoff. Bernardini, il tocco per Di Michele, area di rigore, sinistro, traversa, chiedo scusa, mi sono fatto ingannare dalla traiettoria, il pallone si è alzato all'ultimo momento, perché da questa posizione sembrava proprio che il pallone stesse terminando in porta, ha ingannato un po' tutti, pensate, gli stessi giocatori della Salernitana stavano già esultando. Guardate la traversa piena colpita da Di Michele, incredibile. Allora era terminato l'angolo opposto della porta difesa da Abbiati, il giocatore della Salernitana, erano già con le braccia alzate, poi il pallone si è rialzato e è andato sulla traversa. Un palo e una traversa in un minuto. Salernitana vicinissima al pareggio. Adesso Bierhoff che sprinta con Fusco, il fallo del tedesco, no, il fallo del giocatore della Salernitana. Lo so, sinceramente mi sembrava che avesse cominciato un attimo Bierhoff. Incredibile, Salernitana che ha colpito una traversa, un palo e una traversa in un minuto. Come se pronto un Gotti a entrare in campo al posto di Ambrosini. Esce Ambrosini, entra un Gotti. Match winner domenica scorsa a Bologna, Bruno Gotti, francese. C'è Ambrosini che ha speso molto come sempre, entra in campo con il numero 25, eccolo qua inquadrato in primo piano, Bruno Gotti, nato a Lione. È stato l'estate del Milan per 6 miliardi e mezzo. Morfeo sul pallone alla battuta di questo calcio di punizione, 35 minuti nella ripresa, 10 minuti ancora per la Salernitana, vicinissima al pareggio. Prima con Di Vaio che ha colpito il palo e poi con Di Michele che ha colpito la traversa. Fischia Pellegrino, gran movimento in area, parte Morfeo direttamente in porta, balli di pugno, Bernardini spazza via. Deli Rossi in piedi fa segno a tutti i suoi ragazzi di avanzare, Costa Curta all'indietro verso Abbiati. Rinvio di Abbiati. Controlla la traiettoria Bierhoff con Fresi, poi Bierhoff carica, Fusco, calcio di punizione per la Salernitana, lascia l'incarico Fresi al suo compagno di squadra, portiere Balli, il rilancio di Balli, tocco di Michele verso Di Vaio, prova Di Vaio, salta Costa Curta, area di rigore, al centro c'è Rossi, si ferma Di Vaio, Di Vaio prova la battuta lui, guadagna il corner, non si è fidato di mettere il pallone in mezzo Di Vaio. Pareggia perlomeno il conto dei corner la Salernitana. Toccato per ultimo Costa Curta, Bernardini dalla bandierina. Buon finale comunque della Salernitana, tutti in avanti per cercare il pareggio, peraltro sfiorato 2 minuti fa. Bernardini dalla bandierina, corto il pallone, proprio per Di Vaio. Tocco per Bernardini, deve arretrare per controllare. Il palleggio, salta Morfeo, poi chiude Costa Curta che lancia lo stesso Morfeo. Arriva in chiusura del grosso, arriva per primo. Fusco. Breda, finta di Breda, pallone per Rossi che stavolta non controlla. Bierhoff, limite della area di rigore difensiva, del grosso in chiusura su Weah, ancora con Fusco verso Balli. Breda, lancio di Breda verso Di Michele. Buon palleggio di Michele, arriva Bae in chiusura all'indietro verso Abbiati che spazza via con i piedi. Michele si è fatto perdonare con una splendida traversa, un paio di errori appena entrato, per grosso evitare il fallo laterale verso Di Vaio. Lancio di Breda ancora per Rossi, troppo lungo, Abbiati. Boban, 8 minuti alla fine più recupero, Maldini, filo del fallo laterale, Maldini vince la carica di Rossi, il velo, Bierhoff sul fondo, il velo di Weah, per Bierhoff, la battuta in corsa di Oliver Bierhoff, palla sul fondo. Quindi vediamo, non ha colpito benissimo Bierhoff, 2 metri prima di entrare in area, ottimo il velo anche di George Weah. E
rinvio con i piedi di Balli. Nucchi prolunga verso Di Michele, caricato regolarmente da Costa Curta, calcio di punizione per la Salernitana. Naturalmente deve accelerare la ripresa del gioco. Palla messa a terra dal capitano Breda. Non si opterà per la battuta direttamente in area dove c'è adesso anche Fresi. Eccolo qui il pallone. Il test è stato di Bolic, toccato per ultimo, primo piano per il croato. Palla sul fondo, 38esimo, mentre credo che Delio Rossi voglia effettuare un'altra sostituzione. Ne presta il quarto uomo, anche se non c'è nessun giocatore della Salernitana pronto. Il velo di Bierhoff, Gotti verso Morfeo, attaccato da Del Grosso, pronto Kolusek entrare in campo. Vaclav Kolusek, giocatore della Repubblica Ceca con il numero 28, pronto a entrare in campo al posto di Breda. Esce Breda, quindi in campo Kolusek per questi 6 minuti più recupero che rimangono da giocare nel corso del secondo tempo. Vaclav Kolusek, classe 76, centrocampista. Chiude il calcio di punizione di Sala in direzione di Bierhoff, va più alto Fresi stavolta, del tedesco. Bernardini esce dall'area, palla al piede. Di Vaio attaccato subito da Sala, gli tocca il pallone in fallo laterale. Sostituzioni esaurite quindi per Delio Rossi, anche Kolusek in campo al posto di Breda. Con le mani Del Grosso, Zaccheroni dalle ultime disposizioni, recupera Angotti. Boban, Morfeo. Chiuso Morfeo irregolarmente, il fallo di Bernardini, non è molto d'accordo. Nessuno ammonito in questa partita fino a questo momento. Morfeo, la battuta immediata verso Weah, troppo in profondità. Balli, coperto anche da Bolic. Fischia Pellegrino, intervento per un fuorigioco del giocatore qui inquadrato di Michele. 5 minuti alla fine, lo vedete in sovraimpressione, Milan in vantaggio per 3-2, vantaggio acquisito nella ripresa grazie al gol di Bierhoff, che oggi finora ha messo a segno una doppietta. Zighe fermato in fallo laterale da Rossi, ha speso moltissimo in questa gara, adesso un po' stanco. Lascia l'incarico a Maldini, ha battuto il fallo laterale. Kolusek, questo è il suo primo pallone. Appoggia per Vannucchi, fermato da Angotti, quindi Maldini ancora, ancora Bruno Angotti. Weah, arriva Ba velocissimo, l'apertura sulla fascia destra. Cross per Bierhoff, colpo di testa di Bierhoff, di un soffio sul fondo. Comunque è incredibile la capacità di questo giocatore di recuperare tutti i palloni di testa, o quasi. Vediamo il cross leggermente deviato di Ibrahim Ba, come stacca Bierhoff e la palla non passa nemmeno di tanto, anzi a sinistra della porta di Balli. 4 minuti alla fine più recupero, lancio verso Boban. Weah mette a terra ancora per Bierhoff, restituisce il pallone, troppo in profondità però Bolic, intanto è stato colpito. Fusco è rimasto a terra, il gioco non si ferma, si è rialzato Fusco. Vedete, dolorante al volto, Bierhoff va a scusarsi, Pellegrino ha fermato comunque il gioco, adesso si riprenderà con una palla a due. Vediamo il pallone, da chi sarà giocato? Lasciato al Milan sportivamente dalla Salernitana. Palla in palo laterale, messo in gioco per Maldini. Bierhoff, ancora Maldini. Weah, uno in mezzo verso Bierhoff, anticipato fuori Vannucchi, palla al piede, resiste alla carica di Boban. 2 minuti e mezzo alla fine, la finta di Vannucchi,
Bruno Ngoti intuisce anche Fresi, diventato capitano adesso. Attenzione però a Morfeo, il rimpallo vinto da Morfeo. Balli esce, poi rientra tra i pali, poi Morfeo carica alle spalle Fusco, commette fallo. Allora si riprenderà col calcio di punizione per la Salernitana. Si erano trovati due contro uno i rossoneri, poi però il rimpallo ha sfavorito Morfeo e Fusco è riuscito a guadagnarsi il calcio di punizione, il rinvio di Balli. Ultimi minuti di speranza per la Salernitana e per il Milan anche di conquistare la terza vittoria consecutiva. Gancia il pallone, va, non lo tiene in campo, il pallone esce, Del Grosso arriva velocissimo, la battuta con le mani verso Di Vaio, si fa spazio Di Michele, taglia l'appoggio, poi Vannucchi prova il colpo di tacco, va giù, Pellegrino fa proseguire, Ngoti porta lui il pallone in avanti, velocissimo Weah al centro, il pallone per Bierhoff, va in chiusura Fusco. Indietro il pallone è un po' rischioso, comunque efficace di Fusco, che comunque ha giocato un'ottima partita. Bernardini, 1:30 alla fine, il lancio di Bernardini verso Di Michele, ha colpito una traversa Di Michele al 33esimo, non passa su Ba, avanza l'ore francese, supera la metà campo, arriva in chiusura Kolosek insieme a Vannucchi. Vannucchi recupera il pallone, evita il fallo laterale, anzi no, il pallone esce, la rimessa in gioco effettuata dalla Salernitana. Di Michele ancora a terra, il pallone verso Bernardini, intuisce Morfeo, il colpo di tacco intelligente verso Weah che supera Bernardini, c'è largo Bierhoff, Weah non gli passa la palla, era in fuori gioco Bierhoff, poi alla fine trattenuto da Rossi e Weah si prende la sua dose di applausi. Vedete che sta spiegando a Bierhoff di incrociare quando lo aveva il pallone, perché gli ha passato la palla perché era in fuorigioco. Stiamo per girare le lancette al 90esimo, il signor Galvani ancora non ha segnalato il recupero, pallone per Ba, sta per entrare in area Ba, il pallone è servito al centro, intuisce Fresi, Bernardini allarga per Del Grosso, si sgancia anche Fresi, Del Grosso lancia verso Di Vaio, pallone sbagliato, in fallo laterale. Vedete in sovraimpressione, mancano 10 secondi al 90esimo. Sala con le mani, Morfeo, Boban prolunga, Bierhoff mette a terra, Maldini si sgancia, Zighe, lo vede Maldini, 3 minuti di recupero, Weah, pallone per Bierhoff, intercettato da Fusco, 3 minuti per la Salernitana per provare a impattare, 3 minuti per il Milan, provare a condurre in porto questa vittoria. Bernardini si allarga, Del Grosso, Bernardini si ferma, preferisce impostare verso destra dove Di Vaio però commette fallo su Maldini. Immediata la segnalazione di Pellegrino, calcio di punizione per il Milan in fase difensiva. Costa Curta batte per il compagno di reparto Paolo Maldini, Zighe, ancora Maldini, Fresi, Bernardini, ancora Fresi, avanza lui, ultimo uomo rimane Fusco, tocco per Kolosek, c'è spazio per Kolosek in profondità, Di Vaio, posizione regolare, Abbiati, e ancora si salva il Milan. Stavolta Di Vaio ha avuto un'altra occasione, il pallone era in profondità per lui, si dispera, la Salernitana ancora va vicino, guardate l'ottimo pallone in profondità per Di Vaio, e Abbiati ancora si salva. Un'altra occasione gol per la Salernitana, che stesso sta per battere il quinto corner, ancora con Bernardini, palla a spiovere, la girata di testa, traversa ancora, è stato Fresi stavolta, mani nei capelli, ancora una traversa, ancora un legno, incredibile. E beh, davvero sfortunata adesso la Salernitana, guardate la sua girata di testa, Fresi, pallone che va sulla parte superiore della traversa, poi sempre di legno si tratta. Salernitana normalmente avrà da recriminare contro chi non esiste, ma comunque ha avuto le sue occasioni per pareggiare, 3 legni, è un grande salvataggio di Abbiati, anche 2 perché c'è anche quello su Vannucchi da ricordare da parte di Abbiati. Intanto Ba tiene il pallone in campo, ultimo minuto della partita, mette in mezzo Ba, recupera Weah il pallone, area di rigore, vertice destro, mette in mezzo per Boban, ancora area di rigore, c'è poco spazio in mezzo, conquista il pallone, ancora Vannucchi, forse l'ultima opportunità per la Salernitana, palla in fallo laterale,
Di che va a recuperare 30 secondi allo scadere dei 3 minuti di recupero, riconquista i palloni in Milan però, ancora Weah, prova la battuta Weah sul fondo, velocissima la ripresa del gioco per Balli, forse c'è il tempo per ultima azione, vedo che Balli fa segno ai compagni di andare tutti in avanti e rinvio con i piedi del portiere, sfiora Ba, arriva Sala sul pallone, rinvio in fallo laterale, Pellegrino consulta l'orologio, fischierà probabilmente la fine, non c'è tempo nemmeno per la battuta, finisce qui, il Milan conquista la terza vittoria consecutiva, batte la Salernitana per 3-2, Salernitana che ha davvero speso tutte le energie che aveva per cercare di recuperare il match, ha preso 3 legni, si torna negli spogliatoi con gli applausi per il Milan, gli applausi anche da parte dei tifosi della Salernitana per i propri giocatori che non hanno affatto sfigurato qui a San Siro, 3-2 il risultato finale con totale dello stadio di San Siro con le squadre che stanno rientrando negli spogliatoi, Christian Ziga ringrazia, doppietta di Bierhoff, gol di Weah per il Milan, Giampaolo e Del Grosso per la Salernitana, ma anche 3 legni per la formazione di Delio Rossi.